Figo? Ma insomma, devo dare la fotocamera però. Eh? Devo dare la fotocamera. Che faccio? Gli occhi sbili. Aspetta. Quanti quaderni? Manco a scuola. Facevo 12 materie. Allora, l'anime incomincia che Natsu e Happy vanno alla ricerca di Ignil e contemporaneamente arriva Lucy, una maga di spiriti stellari, che incontra uno che si chiama Salamandra e rimane colpito dalla sua popolarità. Ma Natsu, con la sua bellezza incandescente, la riporta in sé. Allora, Salamandra invita Lucy al suo yacht, soltanto che poi scopre che questo è un falso maniaco plurimo di nome Bora. Natsu, per tenere alta la reputazione di Fairy Tail, va da Bora, lo picca di mazzate, di legnate, come non si può, e salva Lucy. Dopo che Natsu ha scassato in mille pezzi tutto e tutti, invita Lucy a fare parte della gilda di Fairy Tail. Lì fanno l'iscrizione a Lucy mettendo il simbolo sulla mano... questa. E lì Lucy, perché c'ha l'orecchio paua, e ascolta la conversazione tra Makarov, che è il master della gilda, e Romeo, che serve il figlio di Macao, che è rimasto disperso con una missione, e Natsu, giustamente non facendo i fatti suoi, va a salvarlo. Quando giunge sul posto, che sarebbe la montagna ghiacciata, una cosa del genere, si imbattono in un Vulcan, che sarebbe un scimmione Paua, e lì iniziano a combattere. Natsu vola dalla finestra perché è un credulone che dice lo scimmione dove è un altro scimmione. Lucy evoca Taurus. Taurus. Non Taurus. Insomma, dopo il combattimento lo scimmione si rileva Macao, lo curano, lo portano indietro dove si riconcilia con il figlio e dice la scena commovente. Lucy, Natsu ed Happy decidono di formare un team e come primo incarico devono andare a rubare un libro e distruggerlo. Vanno in questa casa, però non vanno bussando alla porta, ma ci entrano dentro nascosti. Lucy ruba il libro, ma vengono scoperti subito da Embalu, che sarebbe il proprietario della casa, e manda da Natsu, Virgo, sarebbe lo spirito stellare di Embalu, e i Two Vanished Brothers, che sarebbero quelli che combattono tanto bene che i coccolosi, e Natsu gli massacra di botte. Contemporaneamente, Embalu va da Lucy, perché ha rubato il libro. Lucy scopre che dentro quel libro, leggendolo, c'è un segreto, e dopo aver ammazzato tutti quanti possibili, immaginabili, pure epici in mezzo, tornano da colui che aveva incaricato la missione, come posso dire? Ti avevo raccontato italiano. Ci sta. E va a dire a Kabi che quel libro nasconde un segreto ed era dedicato a lui. Natsu, dato che non ha distrutto, non vuole ricevere ricompensa. Quindi se vi è piaciuto, come al solito, spolliciate, commentate questo video e noi ci vediamo alla prossima. Bella.